Amici dei Viaggi di Adriano, buongiorno, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo ovviamente a Campo dei Fiori. Ebbene, sappiate che proprio qui esistono due luoghi abbastanza misteriosi. Uno è in vista, lo vedono tutti, ma nessuno sa effettivamente di cosa si tratta, o forse pochi. E invece un altro è molto nascosto. Quindi venite con me perché li scopriamo subito. Il primo è proprio qui ed è all'angolo di questa via. Siamo tra il Vicolo del Gallo e Via dei Cappellari. Si tratta di una locanda chiamata la Locanda del Gallo o Locanda della Vacca ed è molto interessante capire anche chi è il proprietario, perché, mi spiego, Campo dei Fiori nel passato era una zona commerciale molto, molto importante. Chi veniva qui erano quelli che oggi chiameremmo agenti di commercio, quindi avere una locanda, ovvero un hotel, un albergo con un relativo ristorante era molto importante. Quindi sicuramente l'imprenditore che possedeva questa locanda, che come vedete dall'architettura è praticamente quasi intatta, era certamente molto molto abbiente. Ma per scoprire di chi si tratta andiamo a leggere lo stemma che si trova sul portone principale. Eccolo qua, il simbolo della famiglia, della proprietaria o del proprietario di questa locanda. Intanto guardate il portone, piccolino, non sappiamo se è originale o meno, ma sicuramente è molto più piccolo di quello che doveva essere l'ingresso, che adesso è totalmente murato. La cosa interessante è che questo scudo porta i simboli di due famiglie. Abbiamo il leone rampante in alto a destra e in basso a sinistra, il toro in alto a sinistra e delle fasce monocromatiche più chiare e più scure in basso a destra. Le fasce e il toro sono della famiglia Borgia, mentre il leone rampante della famiglia Cattanei. Ed è interessante cercare di indagare su chi era quel personaggio unito ai Cattanei ed unito ai Borgia. E ovviamente era Vannozza Cattanei, l'amante del Papa Rodrigo Borgia, o meglio Alessandro VI Borgia, al quale diede quattro figli, e tra cui i famosi Lucrezia e Cesare. Questa locanda era veramente importante dal punto di vista della strategia commerciale di un'imprenditrice come Vannozza Cattanei, e forse anche grazie ai soldi che riuscì ad incassare grazie a questa locanda ne aprì altre a Via del Biscione qua dietro o vicino a quello che era il carcere di Tordinona. Però siccome frequentava giri un po' loschi, molti dicono che si chiamasse Locanda della Vacca perché all'interno avvenivano dei servizi extra in camera. Mi spiego, Vannozza probabilmente gestiva un giro di prostituzione, però adesso venite con me. Via del Pellegrino è una via che è caratterizzata intanto dalla presenza del palazzo della cancelleria, che è stato tra l'altro restaurato ultimamente ed è stupendo, ed è esattamente questa. Si chiama Via del Pellegrino perché da qui passavano tantissimi pellegrini che andavano verso San Pietro. In realtà inizialmente si chiamava Via degli Argentari ed è proprio da qui che andiamo ad accedere verso questo luogo totalmente intatto nel tempo. Venite con me. Eccoci qua, Via del Pellegrino 19. Qui davvero inizia un viaggio nel tempo. Questo si chiama Arco degli Acetari perché molto probabilmente qui c'erano i magazzini di coloro che portavano l'acqua acetosa all'interno del mercato di Campo dei Fiori e dove appunto la vendevano. Immaginate che posti del genere nella Roma del 1800 dovevano essere all'ordine del giorno. Poi le grandi opere di urbanizzazione hanno fatto sì che chiaramente il volto urbanistico della città cambiasse totalmente. Ed ecco che questo è uno dei pochi angolini
rimasti intatti. Vedete un susseguirsi di scale, di balconi molto stretti, di antiche murature che ricordano come le zone di Roma erano caratterizzate da vicoli molto stretti, da slarghi ancora più piccoli sui quali si affacciavano tantissime case, appartamenti, stanze. Insomma, questo è davvero un luogo unico nel suo genere, tant'è che è una delle cartoline ufficiali di Roma.